Salve a tutti, in questa video lezione affronteremo la seconda parte della metafisica di Spinoza, la parte più densa di concetti e di articolazioni logiche. Lo faremo in maniera molto sintetica con l'aiuto di mappe concettuali che ho preparato per voi e ho già messo nel vostro gruppo di Edmodo. Innanzitutto, abbiamo già familiarizzato con i concetti di natura naturante e natura naturata già nell'ultima video lezione. Ora non faremo altro che un ulteriore approfondimento. La parte, come avete visto, inizia con un esempio per comprendere il panteismo spinoziano, continua con un concetto nuovo che sintetizza i due precedenti, ovvero il concetto di casualità immanente che ci porterà ad affrontare altri due nodi del pensiero di Spinoza, ovvero quella della libertà e della necessità e quella dell'ordine razionale del mondo, come vedrete già adesso. Infatti si continua con la casualità e la necessità, si fa il punto sulla situazione sulla natura naturante e sulla natura naturata, e affrontando le problematiche dello spinozismo si entra nel merito della sostanza come ordine necessario. Allora, quindi partiamo subito con la prima mappa concettuale. Allora, innanzitutto cerchiamo un attimo di fissare meglio la mappa. Eccola qui. Dio, ovvero la natura, questo l'abbiamo già capito, è la concezione della sostanza spinoziana. Innanzitutto, Dio è la natura e si distingue in natura naturante, che corrisponde a Dio e i suoi attributi, ed è vista come causa. Come vi avevo detto a lezione, si può definire la natura naturante anche come natura causante. Poi abbiamo la natura naturata, cioè l'insieme di tutte le sue manifestazioni, di tutte le manifestazioni della natura, quello che abbiamo già identificato con modi della sostanza. La natura naturata, ovvero la natura causata, è visto come l'effetto. Natura naturante e natura naturata fanno parte della sostanza unica, ovvero Dio, ovvero la natura. Questa sostanza unica, che è allo stesso tempo natura naturante causa e natura naturata effetto, è concepita da Spinoza come madre e figlia di se stessa. C'è una relazione molto forte tra, diciamo, queste due parti che vengono esplicate in forma separata come due attribuzioni o specificazioni della natura unica. Ma il fatto stesso che la natura sia causa e effetto, ovvero realtà, entità e sua manifestazione, ci porta ad affermare questo concetto fortemente relazionato che in termini filosofici e concettuali viene chiamato anche causalità immanente. Causalità immanente è il contrario di causalità trascendente, che è il concetto classico di Dio, sia quello della religione giudaico-cristiana, sia quello platonico-aristotelico. Dio trascende il mondo. Invece,
Nella visione spinoziana Dio è immanente al mondo. Il suo essere immanente al mondo, ovvero all'interno del mondo, perché il Dio spinoziano, il Dio natura spinoziano, si identificano con il mondo, fa sì che la natura spinoziana sia attività produttrice il cui prodotto è presente nella causa stessa. E questo è un punto inedito della concezione spinoziana. Detto questo, possiamo passare alla mappa successiva. Nella mappa successiva riprende quanto abbiamo già concettualizzato. Il Dio natura di Spinoza è attività produttrice il cui prodotto esiste in essa stessa, il Dio natura. È concettualmente causalità immanente e quindi non ca a causalità trascendente, in cui oltretutto, oltre che coesistere la causa con l'effetto, coesiste anche la libertà e la necessità. Anche questo può sembrare come il discorso della natura causa madre e figlia di se stessa, come punto di convergenza tra causa e effetto, una contraddizione, ma come vedremo a breve, questa apparente contraddizione fa parte della visione spinoziana della sostanza e non può non farne parte. Nella concezione spinoziana della sostanza, come stanno insieme madre e figlia, causa effetto e libertà e necessità. Perché non c'è un fuori dalla visione della natura deificata di Spinoza. Quindi Dio è libero in quanto agisce senza costrizioni. Il Dio natura è un'entità perfetta e essendo perfetta non può avere costrizioni. Ma al tempo stesso, oltre a essere libero, è anche necessitato, in quanto agisce in virtù delle leggi immanenti al suo essere. Ovvero, Dio è potente, è talmente potente il Dio natura di Spinoza, che è libero in quanto agisce in virtù di leggi che gli sono proprie, che non sono al di fuori. Questa concezione della libertà che incontra la necessità, questi due concetti che noi siamo abituati a vedere distinti, saranno, come vedremo, importanti anche e soprattutto nell'etica di Spinoza per quanto riguarda l'agire dell'essere umano. Noi siamo liberi, secondo Spinoza, solo se riusciamo a conoscere, individuare e far proprie le leggi della natura. Ma questo lo vedremo a breve. Quello che ci interessa è, adesso in questo momento, è vedere questa attività produttrice il cui il prodotto esiste in essa stessa, questa causalità immanente che include la libertà e le necessità, come ordine geometrico necessario e razionale di tutto l'universo. Il Dio natura di Spinoza, in ultima analisi, corrisponde proprio a questo, all'ordine geometrico necessario e razionale di tutto l'universo. Arrivati a questo punto, possiamo utilizzare anche la mappa che trovate qui nel libro e fare una comparazione tra Spinoza e Cartesio. Evitiamo Pascal perché Pascal non l'abbiamo affrontato. Comunque, il Dio di Cartesio è un Dio della ragione, il Dio di Spinoza è un Dio natura, unica sostanza, che è nozione metafisica e fisica che si esprime come pensiero e come estensione. In Cartesio la sua esistenza, ovvero l'esistenza di Dio, si può dimostrare razionalmente e questa è una prova a priori. In Spinoza la sua esistenza si può dimostrare e si impone alla ragione come verità evidente. Anche questa è una prova a priori, ma vi rendete conto che la radicalità spinoziana è maggiore a quella cartesiana rispetto a quella cartesiana.
In Spinoza, per esempio, non c'è l'esperimento del dubbio, c'è un rifiuto all'esperimento del dubbio perché tutto il suo sistema metafisico parte da un'intuizione, ovvero dall'intuizione del Dio natura. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, in Cartesio, Dio è garante della conoscenza, aggiungeremo noi, e creatore, però da un punto di vista non ovviamente immanente ma trascendente del mondo fisico. Invece in Spinoza è l'ordine geometrico necessario e razionale del mondo. Dio natura, essendo pensiero e estensione al tempo stesso, è come totalità l'ordine geometrico e necessario dell'universo. Andando avanti, qui ci trovate questo piccolo capoverso in cui si mette in relazione la traduzione metafisica della visione galileiana della natura. Anche questo è un passaggio molto importante perché Galilei, con le sue scoperte scientifiche e con le sue riflessioni cosmologiche, diede un contributo fondamentale per la nascita della filosofia moderna. Ma per quanto riguarda l'elaborazione più strettamente filosofico e metafisica, il contributo fu di Cartesio e di Spinoza. In Spinoza abbiamo la concezione meccanicistica che arriva al suo punto massimo, come vedremo adesso, come vedremo tra poco. Liberandosi di tutte quelle cose che ancora permanevano nella concezione di Galilei e di Cartesio, per esempio il finalismo o la visione antropomorfica di Dio. Infatti, proprio per la critica al finalismo, Spinoza diede un grande, grandissimo contributo che vedremo proprio a breve. Prima di affrontare la questione dell'antifinalismo, penso che sia utile mettere in relazione la natura di Spinoza con le visioni teologico-metafisiche relazionate alla creazione del mondo che esistevano prima di Spinoza. Innanzitutto iniziamo con il creazionismo, che è il più antico, è quello che ha una discendenza giudaico-cristiana, in un certo senso è stato riletto con le lenti, anche con l'aggiunta di una riflessione platonica da Agostino di Ippona, e consiste in che cosa il creazionismo? La rappresentazione antropomorfica di Dio, ovvero di un Dio persona, che crea il mondo dal nulla. Quindi un Dio persona assolutamente trascendente che dal nulla, ex nihil, come dicevano i latini, crea il mondo. E qua abbiamo quindi una eterogeneità, una fortissima diversità tra la causa Dio e l'effetto il mondo. Questa è una concezione che, al di là della matrice giudaico-cristiana e in certo particolar modo platonica, era rimasta in auge, era ancora egemone ai tempi di Spinoza. Del resto neanche Cartesio arriverà a scagliarsi, a dare un'alternativa, a rimettere in discussione questa concezione, perché come sappiamo Dio o il Dio di Cartesio, oltre ad essere il garante della conoscenza, è anche il creatore del mondo fisico. A fianco del creazionismo si era sviluppata un'altra teoria, molto più filosofica, meno teologica, molto più strettamente platonica e diffusa soprattutto nelle varie correnti neoplatoniche che si sono avvicendate dall'ellenismo, pensiamo a Plotino, fino al Rinascimento italiano con
l'espressione massima più articolata e più complessa che troviamo in Giordano Bruno. Per l'emanatismo non c'è Dio, ma c'è un principio metafisico infinito che si riproduce per emanazione. Provo a spiegarlo meglio. Questo principio metafisico si riproduce per emanazione, pensate quasi come trasmissione, come quando in un certo senso il ripetitore trasmette il segnale al nostro cellulare. Questa trasmissione avviene in maniera completamente immateriale e da Plotino in poi, che teorizzò sulla scorta della metafisica più oscura di Platone, la teoria dell'uno, ovvero dell'idea di bene che corrispondeva all'idea numerica dell'unità da cui tutto discendeva, giunge fino a Giordano Bruno che, come potete notare, come vi ho fatto notare anch'io a lezione, usa dei termini diversi che verranno ripresi anche da Spinoza. Infatti Bruno, in una delle sue opere maggiori, della Causa et Principio ed Uno, parla di natura infinita che produce infiniti mondi per sovrabbondanza della sua potenza. Questa è una concezione che risentiva molto delle tendenze naturalistiche e organicistiche del Rinascimento italiano, portato ovviamente a massima concettualizzazione da Giordano Bruno, detto il Nolano, e qui vediamo comunque il concetto di natura che verrà ripreso da Spinoza, ma un concetto di natura che non è ancora del tutto immanente, è ancora un concetto trascendente, questa natura che produce infiniti mondi per sovrabbondanza della sua potenza. Quindi anche in questo caso la causa, il principio della natura infinita è eterogeneo, diverso rispetto all'effetto. In Spinoza invece abbiamo un rifiuto del creazionismo, ma anche un'alternativa all'emanatismo, che era stato in un certo senso la tendenza più filosofica che aveva contrastato il creazionismo. In Spinoza c'è quello che mancava completamente in Bruno, quello che abbiamo visto prima, ovvero, torniamo alla mappa precedente, l'ordine, la natura vista come ordine geometrico, necessario e razionale dell'universo. Quindi una visione meccanicistica della natura e non una visione ancora organicistica. Infatti, per questa visione meccanicistica, scusate, meccanicistica della natura sostanza, questa natura sostanza è un ordine cosmico e, o meglio ancora, un teorema eterno dal quale tutte le cose scaturiscono necessariamente come un meccanismo, quindi non c'è produzione, non c'è filiazione tra il principio della natura e le cose. È la natura che per sua stessa essenza fa derivare tutte le cose che non diventano eterogenee a lei, ma si presentano come la propria manifestazione. Detto questo, possiamo interrompere un attimo il video e riprendere tra poco con un altro.